seconda guida viaggi Web TV. Siamo con Alyosha Otta, direttore dell'ente sloveno per il turismo. Allora, Alyosha, come sono andati questi mesi di pandemia? Come vi siete preparati? Beh, è stato un lavoro molto intenso, devo dire, negli ultimi mesi, l'ultimo anno. È cambiata un po' la comunicazione che stiamo portando avanti, quindi andiamo molto più sulla parte esperienziale. Il nostro core business rimane sempre il core business, diciamo, la nostra offerta. Rimane l'offerta legata alla natura, all'outdoor, alla parte di esperienze nella natura, ovviamente con la parte termale. Oggi qui abbiamo 18 espositori, appunto divisi tra parte termale, cultura, le città, le destinazioni, la natura, l'outdoor, il mare, quindi davvero un'offerta molto ricca per un turismo per tutto l'anno. E come sarà dettagliato il piano di marketing in vista del rilancio? Beh, stiamo lavorando molto, devo dire, sia sul consumatore finale, sia sul B2B, quindi con un collegamento molto importante con il trade italiano, quindi con le agenzie di viaggio italiane. Abbiamo fatto un roadshow nelle principali città del nord Italia, lo rifaremo anche il prossimo anno. Siamo presenti ovviamente nelle fiere, il TTG, poi le altre fiere durante l'anno. Infatti abbiamo un bel riscontro, insomma, l'interesse c'è per la destinazione. Ecco, e a proposito proprio di riscontro, che cosa vi stanno chiedendo le agenzie? Notate fermento? Sì, diciamo che quest'estate è stata un'estate record, diciamo, però l'Italia ha viaggiato poco all'estero, quindi questo è un nostro spunto da dove partire per poter poi riportare il turismo. Ci stanno chiedendo soprattutto le nuove offerte, la parte magari dei glamping, i campeggi, le nuove offerte legate alle spa, al nostro wellness, quindi un'offerta, diciamo, ricca. Ecco, mi sembra di capire proprio che questa nuova offerta incontra e matcha perfettamente quello che è un po' la trasformazione, no, della domanda del cliente finale. Quindi vi state preparando proprio alla domanda del consumatore del futuro, è così? Sì, direi così. In realtà abbiamo già investito da diversi anni nel turismo sostenibile, soprattutto in un'offerta green, dove c'è la certificazione delle strutture turistiche che hanno determinati diciamo passaggi per essere sostenibili. Quindi andiamo in una logica plastic free e questo sarà il nostro ultimo obiettivo per la sostenibilità. Grazie, grazie, buon lavoro e buona fiera dalla Alyosha Otta. Grazie a voi, grazie.